Lo ringrazio per la sua disponibilità, per la sua cordialità, confratria a Tottibarina, che è una stazione umbra, e continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del Sud Tirolo, delle sue tradizioni. Ora parleremo, l'altra volta abbiamo parlato delle tradizioni del popolo sudtirolese, è una cosa che mi ha fatto molto piacere, voi perché c'è una visione dalla mia infanzia ad oggi molto importante, voi perché è poco conosciuta. Oggi mi faceva piacere parlare di un punto e come sempre siamo punto oscuro dell'Italia di oggi, che è il movimento del BAS, che è un movimento di liberazione della popolazione sudtirolese. Chiaramente è un discorso complesso, mi rendo conto, per chi lo ascolta, però vorrei che chi si considera patriota lo possa anche condividere in maniera differente. E anzi, sono molto contento appunto che tu sei con noi e insomma. Appunto, la domanda è quella che ci facevamo prima, da quando è che nasce questa voglia di libertà del popolo tirolese, e lo chiamo tirolese, tutto insomma. Sì, ciao Augusto, anche a me fa di nuovo piacere parlare con te in quel tempo che normalmente sono seduto a casa e guardo un po' la televisione, non so cosa dobbiamo fare perché dobbiamo stare tutti a casa. Sì, quel senso di liberamento penso che abbiamo sempre avuto, se parliamo del 1809 con Andrea Sofri, anche lì quando sono arrivati i francesi, forse l'abbiamo noi dentro nel nostro carattere, però anche subito dopo la prima guerra mondiale, quando era decisivo che alle fine facciamo di nuovo facciamo parte dell'Italia, anche lì già il popolo si è alzato, non con le armi, però con le voci, volevo ritornare anche lì già dall'Austria, dalla sua patria. Poi anche tutta la storia del 1900 era sempre scritto di quella voglia di essere liberi. Parliamo ancora oggi, anche a questo punto dove c'è quella pandemia, in tutto il mondo, in tutta Europa, anche lì si sente adesso che la gente, soprattutto nei nostri paesi, nel Tirolo, ha voglia di più libertà. Forse ti spiego un attimo, non ha niente da fare con la storia del bus, quello parliamo dopo, però noi abbiamo fatto quel test, no? Forse ti ricordi 10 giorni fa, dove più di 400.000 persone hanno fatto quel test, però per noi era importante sapere quanti ci sono, però abbiamo sperato anche che le cifre sono abbastanza basse, no? Solo 3.000 persone. 0,9, sì. Ce l'hanno quelle infezioni che hanno tirato fuori e la gente si aspettava anche adesso che aprono di nuovo i negozi, che aprono di nuovo i bar, i hotel, che possiamo andare a sciare e alla fine è arrivato fuori che possiamo fare niente, che siamo a Natale, anche a Capodanno, tutti i giorni festivi siamo a casa, però anche lì ci sente adesso già, soprattutto da gente che non ha niente da fare con i Schützen. Però che mi chiamano, sentite, voi siete per la libertà, voi Schizzi, noi siamo tirolesi, dobbiamo fare qualcosa, ci dobbiamo alzare adesso in questo momento. Però guardiamo in avanti come va in questo nuovo periodo, perché non è solo una pandemia che fa male a quelli tutti che sono, che hanno questa infezione, che non sono nell'ospedale, anche a tutti quelli che non possono lavorare perché veramente ci sono tante famiglie che ci sono a casa e non sanno più cosa possono mangiare o comprare il giorno dopo perché manca soprattutto i soldi. Ma quello anche adesso si sente nuovo questa libertà del tirolese, questa voglia di libertà, si sente anche adesso. Però, come hai detto prima, Augusto, il bus. La notte del fuoco nel 12 giugno 1961, però la storia è cominciata già prima. Era una brutta storia per noi sudtirolesi, se parlo dei sudtirolesi parlo di tutto il popolo, però soprattutto dei sudtirolesi tedeschi.
Vogliamolo così, perché già nel 1920 in poi, dove c'era il fascismo, poi l'opzione 1939, dove il nostro popolo ha dovuto scegliere stare qua nel Sud Tirolo e diventare italiano, o se no hanno avuto la scelta di andare in Germania e diventare tedeschi, però lasciare la così amorata patria. E poi è arrivato nel 1946 quel famoso statuto dell'autonomia da Gruber e De Gasperi, due politici, uno italiano e uno austriaco, che ci ha dato la possibilità che possiamo tenere il nostro lavoro, la nostra lingua, la nostra cultura, tutto quanto. Almeno quella lettera che hanno firmato aveva dato speranza a tanti del popolo sudtirolese. Però alla fine è arrivato tutta un'altra cosa. L'Italia non parla del Stato, sempre dei politici, mai della gente, mai del popolo. Però i politici dell'Italia ci hanno detto: ok, non siamo riusciti a italianizzare il Sud Tirolo in quasi 50 anni, lo proviamo di nuovo. Come lo facciamo? Hanno costruito questa zona industriale a Bolzano, hanno fatto tantissimi appartamenti per questi lavoratori che sono arrivati da tutta l'Italia. Alla fine il popolo sudtirolese non avevo più lavoro nelle parti ufficiali come comuni, come nel Stato, nella provincia, al treno, nelle ferrovie, così. E per quello la gente sudtirolese lentamente ha lasciato il Sud Tirolo per cercare lavoro in un altro posto, soprattutto nella zona tedesca, Vorarlberg, Tirolo, Bavaria, Salzburg, e questa cosa qua. E poi un piccolo gruppo si è formato. Il suo capo era Sepp Kerschbaumer. Sepp Kerschbaumer era una persona molto religiosa. Per dare forse un esempio per la gente che ci ascolta, lui aveva un piccolo negozio alimentari e ci ha dato anche ai lavoratori italiani, che lui lavorava a Piano, che è vicino a Bolzano, tanti lavoratori che non avevano abbastanza soldi per comprare, non so, una bottiglia di vino o delle sigarette o un pane, così lui l'ha dato così e loro hanno potuto pagare quando avevano i soldi. Per quello, questa era una persona, non era un terrorista come qualche volta viene chiamato. Era una persona veramente che amava tutte le persone. E poi è arrivata stanotte qua del 12 giugno, che era anche la notte del com'è che si chiama? Santo Croce, no? Com'è? 12 Arsesio giugno Foio. ah, Sì. sì, Santa Croce, no, boh, non lo No. so, no, non mi... Sì, come non lo sai? Me l'ha detto prima, quando facciamo i fuochi in montagna. ah, la notte della sì, la Sacro Cuore di Gesù. Sì, la Sacro Cuore di Gesù, dove normalmente la gente andava in montagna a No, far fuoco. pensavo di un santo, pensavo che mi No, dicevi no, no, Santo no, no, no. Papa. Allora, soprattutto in questa notte qua, dove poi alla fine sono caduti 32 pali della corrente, come si Sì, dice? Sì. tralicci. Sì, e il traguardo era solo uno per fermare la zona industriale a Bolzano, che quella non ha più corrente, e poi anche di fermare che arrivano ancora più italiani qua Anche nel a Verona, no? Giusto? Era quasi. sì, giusto, nel Sud Tirolo. E adesso ogni anno lui, Sepp Kerschbaumer, è morto il 7 dicembre, non so, 1968, in una carcere a Verona perché l'hanno Torturato. torturato male. Allora è morto, e noi Schützen col Heimatbund ogni anno sono quasi più di 3.000 persone che vanno là a San Paolo per dimostrare che quelle cose che hanno fatto loro
ci ha dato anche a noi la possibilità di avere ancora la nostra lingua, il nostro lavoro, e che tantissima gente è rimasta poi anche nel Sud Tirolo. Se loro non avranno fatto esplodere quei pali, là sicuramente il Sud Tirolo avrà un'altra storia. Noi siamo sicuri, però ci hanno detto anche dei politici come Silvio Smaniago, il presidente della provincia, che anche lui ci ha detto: dopo questa notte qua è arrivato veramente un movimento dentro in questa autonomia, e l'Italia l'ha anche capito che, ok, dobbiamo stare attenti, perché qua quelli qua sopra nel Sud Tirolo non scherzano più. Questo cortamente è la storia del bus. Io posso adesso sono a casa. Mi dispiace per tutti quelli che sono morti in questo tempo, quando ha cominciato, per tutti, non solo per i nostri Freiheitskämpfer, allora, come si dice in tedesco, in italiano? Combattenti della libertà. Sì, combattenti della libertà, anche a quelli, tutti gli altri italiani, come quel signore che ha lavorato sulla strada, che era il primo morto in questo periodo, che ha visto una bomba che era attaccato a un albero, lo voleva toglierlo, e alla fine è morto. E mi dispiace veramente per tutti, però alla fine, guardando indietro, era sicuramente ha cambiato quella notte, soprattutto quella notte, perché non era solo questo un attentato, erano le tanti, hanno proseguiti anche i Pustrop, Jörg Klotz o anche Amplatz. Che ha cambiato la storia, è veramente da là entrato di nuovo movimento in questa autonomia, e l'Italia ha cominciato a rispettare anche poi le regole che hanno già detto che le rispettano nel 1946, quando hanno firmato questo contratto. Come la consideri l'autonomia oggi, Jung? Sì, ma l'autonomia oggi come un negozio di ombrelli nel deserto. Cioè, perché non ti convince oppure perché? Comunque, No, perché adesso non vale, non non vale. vale più, no, non vale più. Non parliamo neanche di quest'anno, che è tutto fuori legge, anche la democrazia, anche la libertà, tutto quanto. A Roma dice Conte quello che dobbiamo fare, da noi lo dice il nostro Landeshauptmann Arno Kompatsch. Forse l'autonomia quest'anno, dopo 20 anni che hanno veramente tolto tutto di questa autonomia, veramente non abbiamo, noi dobbiamo pagare, per esempio, noi paghiamo tutti i costi della sanità, tutti i costi, tutti, anche quelli che lavorano, tutti i costi. Però alla fine decide Roma cosa dobbiamo fare. Perché noi, anche da noi, forse anche nel resto d'Italia, c'è questo problema, che ci manca il personale nell'ospedale. Sì, Sì, c'è questo. noi abbiamo voluto che già adesso, se uno parla solo il tedesco, noi abbiamo ancora il 70% del popolo sudtirolese ancora tedesco, 69,8%. Se un medico, se un dottore parla solo tedesco, che anche lui ha la possibilità di lavorare in ospedale di Bolzano. Non è possibile. La cosa più importante è che parla per primo italiano. Non deve neanche sapere il tedesco. Per noi questo è molto difficile. Io lo parlo abbastanza bene, però anche io faccio fatica. Se vado all'ospedale, c'è un dottore in italiano e lui mi spiega cosa ce l'ho. Già in tedesco non lo so, perché le parole, quelle della medicina, sono veramente difficili. Però il dottore, la prima cosa che mi deve dare, adesso parliamo, se mi sono rotto la gamba, ok, va bene, però se ce l'ho il cranco, la prima cosa che devo avere è la fiducia del dottore. È lì, è importantissimo che lo capisci. E Grazie. questa è una piccola cosa, se parliamo dell'autonomia. No, noi no, dappertutto abbiamo sta regola qua, che ogni gruppo linguistico
ha i suoi numeri, come si dice? Non so se lo dico bene, per lavorare nel comune, nell'estate, nella provincia, Sì, si chiama no, no, sì. Proporz. Sì, Proporz, non so come si chiama esattamente, però anche quello è fuori, non esiste più. Tu, se io vado in giro, mi ferma un carabiniere, normalmente mi dovrà parlare il tedesco. Se lui mi ferma, dico, mi scusi, voglio che mi parli tedesco. Però anche lì manca, ci sono, forse un pochettino si è migliorato, però anche lì ci sono tantissime, anche sulla posta, anche a Bolzano, sugli uffici della provincia, se vado lì, becco ogni secondo qualcuno che riesce solo a parlare l'italiano. E questo è un grande pericolo per noi. Perché noi alla fine nell'ospedale, se io vado all'ospedale, mi manca qualcosa. Sì, allora Sì. mi deve aiutare qualcuno. Allora sono là e anche io forse una volta gli dico, sì, va bene, dai, sto male, è lo stesso, anche se parlo cinese, mi deve aiutare. Però non è giusto perché la nostra gente, i nostri giovani studenti vanno tutti in Austria, vanno a Vienna, vanno a Monaco e non ritornano più. Rimangono tutti là. Per quello lì abbiamo un sacco di problemi. Per quello l'autonomia, anche se qualcuno, forse quella è molto importante, pensa che noi riceviamo un sacco di soldi Sì. di Roma. Non è vero. Noi paghiamo, ogni sudtirolese paga 200, 2.400 euro netto a Roma, che mangiamo più giù che arriva su. Se facciamo un esempio, quelli del Trentino, da casa mia sono 5 chilometri, prendono ogni mese 500 euro. Allora è una differenza da 2.900 euro all'anno, da uno che vive qua nel Sud Tirolo, dall'altro che vive a Trento. No, ma però per esempio ti faccio un esempio stupido, no? Io adesso faccio il bastian contrario, no? Chi viene, no? Trova comunque servizi, comunque delle funzionalità diverse rispetto a, no? E dici, Madonna mia, guarda che situazione migliore che hanno, no? Cioè, perché probabilmente c'è meno conoscenza, no? Uno pensa, dice, vengo in Sud Tirolo e i soldi ne rimangono in Sud Tirolo, dico, no? E invece se tu mi dici così, già cambia, è paradossale, sarebbe paradossale la cosa. Beh, chiaramente da un punto di vista personale, io apprezzo tutti i patrioti che combattono per la propria lingua, per la propria stirpe, per la propria visione del mondo. Però oggigiorno, e questo è per me fondamentale, infatti io sono molto felice di essere qui con te, perché credo che il mainstream, ok? I mass media, i giornali, di tutta Europa, io parlo di tutta Europa, ma non solo di tutta Europa, ma anche di tutto il mondo. La tradizione, l'identità, la terra, la vita dove vivi, la famiglia, quello che riguardano le tue credenze religiose, quello che riguardano i tuoi comportamenti dove stai, vorrebbero annientarli, vorrebbero distruggerlo. Vorrebbero distruggere questa visione del mondo, capito? La visione, vorrebbero che sia tutto globalizzato, che la comunità organica non esisterebbe più, che gente come te, che comunque ha una visione della vita, non esistesse. Dunque, a un certo punto uno deve fare anche una scelta, secondo me. La scelta è: devo continuare a combattere per la mia gente, va bene. Devo continuare a combattere anche per dei valori che vanno oltre la mia gente, e questo secondo me, come Schützen, dovreste farlo, come anche come visione delle cose, perché va bene, tu dici sono in Sud Tirolo, ok, ma quello che sta accadendo, l'Europa si sta sgretolando su se stessa, no, non si parla più di certe tematiche, la tradizione del Sacro Cuore. Il Natale, addirittura la von der Leyen, no? Ha detto: no, ma il Natale si potrebbe fare anche digitale.
questa forma anche forma protestante di fare le cose, no? Ma sì, ma tu devi pregare, ma come lo fai? Oppure tu dici: io devo fare, io voglio ricordare un combattente, un patriota. E questo sta diventando globale. Capisci che ti voglio dire? Sta diventando globale. Questo a prescindere da Conte oppure da, tutti parlano la stessa lingua. Se tu senti Macron, Conte, Boris Merkel. Johnson, Merkel, ti dicono che devi stare sobrio, devi essere sobrio, non devi, ma non devi rompere tanto le scatole, devi stare sobrio. E Giusto. andremo incontro, io, questo te lo dico perché penso a, una, a un gran reset delle nostre vite, perché tu pensi che la mascherina la toglierai? Perché ti dicono che devi fare il vaccino. Il vaccino alla fine, probabilmente, tu lo dovrai sempre, tu lo farai, ma tu dovrai sempre mettere la mascherina. E la mascherina. Il vaccino è cosa che ti spuzzano dentro? Sì. Ah, non lo so se lo faccio. No, appunto, però dici, tu parli di libertà, tu parli di libertà, di Freiheit, si dice così? Giusto. Tu parli di libertà, ma la libertà la stiamo perdendo Sì, giusto, tutti logico. i figli d'Europa. Giusto, hai La stiamo ragione. perdendo tutti, la stiamo perdendo, io la stiamo perdendo tutti. E dice, ci sono persone che sono in terapia intensiva, certo, è vero, ci sono persone che sono in terapia intensiva, stanno male e bisogna rispettare il dolore, rispettare la malattia. Giusto, 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 giusto. Però il problema vero è che ci stanno togliendo, quanti anziani staranno a casa soli? Incredibile, 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 è questa la cosa che mi preoccupa. Questa generazione che ha fatto questo paese grande, perché noi come Svizzera abbiamo lavorato anche in quel periodo, aprile, il primo lockdown, abbiamo lavorato anche nelle case di riposo per disinfettare le camere dove la gente è morta. Siamo entrati lì, vestito tutto quanto, abbiamo visto la situazione, era veramente gravissima, però la cosa che mi preoccupava era non che la gente, erano anche tanti vecchi persone, allora avevano 83 anni, mi sembra era la media nel Sud Tirolo, così. Però quello che mi preoccupava erano quelli che erano incarcerati nella loro camera per 2 mesi, dove la mattina è arrivato un astronauta che ci ha dato la colazione, poi il pranzo e poi la cena. E poi ho parlato con un sacco di amici che lavorano anche qua, perché qua vicino a Caldaro, in una casa di riposo, e mi hanno detto: ma qua la gente non è che muore da Covid. Muore perché non possono, perché non hanno più senso. Devi pensare a questa generazione. Non è che possono fare Skype come facciamo noi. Sono seduti dentro per tutto il giorno, 8 ore al giorno per 2 mesi. Per questa generazione che ha fatto grande tutto il Sud Tirolo e forse anche dalle vostre parti. E quello mi piaceva. Lì veramente piangeva il mio cuore. E poi mi preoccupo anche per la gioventù. Bravo. Pensaci, noi due, Augusto, 1988, chiuse tutte le discoteche, senza sport, senza niente. Ma siamo matti, non era possibile, non era possibile. Però oggi ho la paura, perché anche io ho la figlia con 18 anni, ma quella non sente neanche il lockdown. Dentro nella camera, ce l'ho sul computer qua, ce l'ho il schermo, ce l'ho la televisione, ce l'ho il CD dietro, ci parlano così, diventa normale. Però questo è il pericolo grande. Questo è il grande pericolo, che non hanno più quel ritrovamento sociale. Già l'abbiamo perso negli ultimi anni, che la gente ha cominciato quando erano seduti 5 su un tavolo, giovani, 4 giocavano con l'Andy, col telefonino. L'altro non so con chi parlava. Anche già lì abbiamo perso quella libertà nostra, non lo ascoltano neanche. Però ti devo dire una cosa, Augusto. Noi siamo in città, noi possiamo, il sito con lo Schützenpunkt, noi
se vogliamo, possiamo mobilizzare in una settimana 10.000 persone. Siamo noi. E adesso, in questo periodo, No, immobilizzare, mobilizzare. No, mobilizzare. Ah, no, sì, se non mobilizzare. immobilizzi, li No, fermi. no, giusto, giusto, scusami. Scusami No, per il mio infatti dico, italiano ma ogni no, tanto. no, ma parli bene, lascia Sì, perdere, parli bene. no, sì. No, vabbè, fa Alla così. fine è sempre importante parlare la lingua. L'avevamo già detto l'ultima volta, perché io parlo anche l'inglese. Sì. La gente non mi capisce quando faccio il maestro di sci, però io lo parlo lo stesso. Poi alla fine vanno a casa e dicono loro: ma no, non so più l'inglese. Oh, ma quello là mi ha parlato delle cose mai sentito di quello. Poi io metto dentro tutto, tedesco, italiano, inglese, tutto No, ma me lo quanto. parli bene comunque, a Sì, parte tutto. no. Ci sbaglia anche noi, figurati. Sì, no, noi abbiamo la possibilità. Se io dico adesso, sentite ragazzi, prossimo sabato, non questo perché venga giù 2 metri di neve, però il prossimo, Beati dico, voi, beati voi, beati. sì, 2 metri forse un po' esagerati, però dai. Però il prossimo sabato in 10.000 siamo là. Ok, ci siamo. Questo è veramente la nostra fortezza, diciamo così, che noi possiamo mobilizzare in una settimana tantissime persone. E No, questo ha capito anche tantissima altra gente che non è, che non sono simpatizzanti del sito dello Schützenpunkt. Però tantissima gente nel Südtirolo non è che sono diventati adesso patrioti, hanno un altro problema: manca i soldi. E questo non è che sono diventati tirolesi o patrioti, manca i soldi, e questo è il problema. E poi ci dicono: ma senti, ma voi siete per la libertà, adesso dobbiamo andare su a Bolzano, ci siamo anche noi, dai, andiamo giù, anch'io, non so, tutti i miei amici vengono, hanno già detto, ma voi siete la nostra speranza. Però aspetta, quelli che te lo Sì, dicono, meglio non lo fare. no, io ho detto poi, ma scusami. Negli ultimi 60 anni, No, quando noi appunto. abbiamo combattuto per la nostra libertà, dove siete stati? Ma quello, sai, noi non guardiamo dal punto economico. Eh sì, se ti dico la verità, io sto bene. Normalmente, sarà adesso, non adesso a quest'ora, però in questo periodo avrà iniziato la stagione, Obregen, Latma come maestro di sci. Quest'anno niente, dopo 30 anni è la prima volta che a Natale sono a casa, che non devo andare. Me lo godo questo tempo qua. Però non è neanche possibile che un paese come il Sud Tirolo, che veramente 30 anni, che abbiamo lavorato sempre bene, ogni anno ha aumentato, aumentato, aumentato le camere, il guadagno, sono arrivati più turisti, tutto quanto. Ogni anno, 30 anni. E poi arriva il 2020, 4 mesi, tutto chiuso, e cosa succede? Tutti vanno in concorso, come si dice così? E No, tutti vanno in sempre. fallimento. Infatti. Sì. No, guarda, io ti posso dire una cosa su questo, guarda. Sì. Questo ti voglio dire una cosa perché voglio che stiamo cambiando la società. Sta arrivando un cambiamento della società. Senza accorgersi, e questo non credo, guarda, questo te lo dico che io non faccio, non approvo per niente sto governo. Questo te lo Sì. dico chiaro e tondo. Sì. Il cambiamento della società è molto semplice. La Francia ha detto no allo sci. La Germania dice no allo sci. L'Austria, che prima diceva sì, ora vediamo, forse sta venendo un cambiamento allora, della società, che molti lo chiamano, adesso lo chiamano di moda, si chiama il grande reset, di resettare la società. E non siamo compresi. Chi è patriota non è compreso. Chi è amante del popolo non è compreso. C'è un'elite che dice, Jürgen quest'anno non andrà a fare il maestro di sci. Perché è incomprensibile poi, no? Perché non vai? Perché io ho visto gli investimenti che stanno facendo anche sulla zona Val Laurina. Sono investimenti faraonici. E questo che ti voglio dire
è che sì, è vero, il governo italiano ha delle responsabilità perché poteva aumentare le terapie intensive, poteva fare. Io il 2 ottobre sono stato in Sudtirolo, me lo sono Sì. goduto, me lo sono goduto perché ero solo, perché era stato bellissimo, pioveva, ma io con i miei figli, se anche piove, cammino uguale, non me ne frega niente assolutamente. Noi andiamo a Casere. Il cibo, io vorrei ne discuteremo. Ma quello che non viene compreso è che i Schutzen, oppure altri gruppi, i Bretoni, i Normanni, i Valloni, i figli delle piccole comunità, delle Heimat, o delle Vaterland, della terra dei padri, tanto per farsi capire, tu mi capisci, non sono compresi, perché tu mi dici, io posso mobilitare 10.000 persone, ok? Ma il grande occhio ti dice, guarda, no, tu 10.000 persone non le puoi mobilitare. Qui la battaglia è tra chi crede nelle tradizioni, chi porta avanti la via dei popoli liberi, dei Freiheit, Kampfer, giusto, ho detto bene, giusto? Va bene, ho provato. Di chi porta, io, i miei patriotti, la mia visione del mondo, ma loro si stiamo rendendo la situazione complicata. È complicata perché tu non lo farai mai di portare 10.000 persone. Ma non perché non lo vuoi fare, perché sei un uomo responsabile. E capisci? Dici no, vabbè, ma non lo faccio. Ma se tu faresti una cosa del genere. No, non lo so se non lo faccio. No, 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 Non volevo dire. lo so, però non è che decido io da No, solo, c'è no, no, tanta però gente là ti dietro. faccio un esempio stupido. Per molta gente ora ti sta chiedendo, andiamo a Bolzano, la libertà dei tirolesi, la libertà degli italiani, la No, libertà la del Veneto. libertà, assolutamente, neanche del Se tirolese, la libertà di camminare. devi camminare, Sì, oh, quello, ma di pr sciare, di prima, andare in montagna. ah, ecco appunto, ti dicono la libertà di sciare, ma prima da Jürgen non ci veniva nessuno a dire questo. Chi gli frega? Il No, quei problema. 10.000 siamo noi, allora quei 10.000 sono quei patrioti. No, Forse no, gli adesso Schutzen. arriveranno anche di più, non so. No, parla più a questo, scusa. No, Vai, vai. no, 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 sicuramente arriverà. I popoli giovani, i popoli che continuano a coltivare la sua visione del mondo, la sua giovinezza nell'andare avanti e nel vivere le sue tradizioni, vinceranno. Guarda gli ungheresi, i polacchi, i russi. Anche gli iraniani, gli iraniani è gente che comunque combatte sempre per la sua gente. E non sono rispettati, gli altri dicono no. E per questo io vi rispetto tanto, vi dico la sincera verità. Sì, però no, tu devi pensare, quasi tutti i popoli hanno qualcosa anche io se prendo una persona dell'Italia della mia età, 50 anni, anche lui ha rispetto per il suo nonno Certo, e anch'io ce certo. l'ho. Solo che la storia è un po' un'altra, perché il mio nonno o i nostri nonni ci hanno dato la possibilità di vivere ancora qua, solo quello che non è normale che siamo ancora qua in questo paradiso, che abbiamo ancora la nostra cultura, che è una cosa fondamentale, quando hanno fatto quei test qua in tutto il Südtirolo, qua a PC, non so come si chiama neanche, quel test qua che hanno fatto 2 settimane fa. 12.000 vigili del fuoco volontari hanno aiutato per 3 giorni. Ma dove esiste? No, 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 Dove no, 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 esiste? no, no, E no. questa è anche la nostra cultura. O le bande, lo sai anche tu, forse Augusto, quando ci sono là. Come no? Ma gli spettatori sono soprattutto la gente italiana, però non solo i turisti che vengono qua, anche quelli che vivono qua e lo amano, è bellissimo. Che noi ogni tanto facciamo casino, va anche bene, no? No, Però è vabbè. solo sempre per ricordare la nostra storia. Il casino, Jorge, non è, cioè, il casino, vedi, se uno capisce perché lo fa, cioè, il problema è la comprensione delle cose, la comprensione, il capirsi,
E questo che non è, se tu, io ho letto lì, io vi ho letto, vi ho studiato. Inizialmente, quando venivo da piccolino, facevo la battaglia contro gli austriaci, no, per dire. Sì, sì. Poi ho cominciato a studiare, a leggere, a comprendere, a capire, andare nei vostri cimiteri, nei cimiteri degli italiani, e ci andrò sempre, chiaramente, dei soldati, ma andavo anche nei vostri cimiteri. E a un certo punto quello che mi sento di dire è che il sangue, la terra, il suolo sono principi cardini, non vanno abbandonati, e la mia patria è laddove si combatte. Giusto. Bisogna conoscersi, bisogna e anche spiegare, perché io ho questa grande possibilità che ce l'ho un sacco di amici italiani che vengono con me a sciare, penso che posso dire che mi amano. Veramente, non solo, sì, perché sono molto cattivo come maestro di sci, allora, non sanno se sono un maestro serio, non mi conoscono ancora se faccio dei scherzi o è una persona seria, ecco, amano quello come sono io, come il mio carattere, però una cosa è sempre importante, sono sempre puntuale, sono sempre ben organizzato. Però li invito anche dopo tutti i miei clienti, anche se lo pago io, sempre un bel brulé o una bella birra, un cappuccino o qualcosa, mi godo veramente quel tempo anche poi parlare con uno di Roma, con Giuseppe, avvocato di Napoli, mi fa rido, muoio quasi, veramente gente fantastica. Conosco il capo dell'ospedale di Vicenza, Giampaolo, un sacco di gente. Conosco la Susanna di, come si chiama quel piccolo paese? Cinzano, vicino sì, a Genova. Sì. Cinzano. È gente fantastica, gente fantastica. Però se parlo io dell'Italia, parlo sempre del Parlamento. O di Roma, o dei nostri politici. No, ma certo, ma è quello, sì, che non... Però loro hanno la stessa opinione come io. La stessa. Sì, la stessa. Sì. Solo qua nel Sud Tirolo dicono sempre: ah, voi siete contro gli italiani. No, io non sono contro nessuno. Io sono sempre per qualcosa. Quello. No, ma no, io su questo sono d'accordo. Io sono assolutamente antigovernativo. Sì, sì. Ti ringrazio, Jürgen, mi auguro di rincontrarci di nuovo. E grazie e buon Natale. Grazie a te Augusto, anche a te buon Natale, alla tua famiglia, a tutti quanti che vuoi bene. Grazie, caro.